Salve a tutti ragazzi, sono sempre Mezzo e benvenuti in questo nuovo video abbastanza speciale. Come avete letto dal titolo, oggi farò un unboxing e relativamente da un po' che non faccio unboxing sul mio canale. E avete letto benissimo, perché finalmente unboxo quello che avevo scritto tanto tempo fa sulla pagina Facebook, ovvero l'Elgato. Quindi vi devo anche ringraziare, perché anche grazie a voi se mi sono potuto permettere questo oggettino che va a sostituire l'HD PVR. Guardate questo mostro, questo macchinario che ci ha accompagnato fino ad oggi per tutti i gameplay. Io ho utilizzato questo qua e per chi lo volesse io lo metto in vendita. Scrivetemi, ci contattiamo, ve lo autografo, ve lo invio a casa, ve lo lancio in testa con tutti i cavi, con tutto quanto. Fatemelo sapere nei commenti, inviatemi un messaggio privato, di questo qua lo metto in vendita, lo metterò anche su eBay, quindi fatemi sapere. Ma ora, pezzo più importante, andiamo ad unboxare finalmente l'Elgato Game Capture HD. Da notare il fatto che la scatola sia praticamente grande come l'HD PVR, quindi ci stiamo rinnovando. Ho tolto da camera mia veramente un sacco di cavi perché l'HD PVR era veramente spaziosissimo e ora andiamo ad aprire questo macchinario. C'è una prima anteprima del Game Capture, l'Elgato, vabbè, Game Capture Elgato. Sulla spalla, magari se lo metto... No, è così alla dritta? Se io la metto così? O non è così? Ok, poi qua di dietro ci sono un po' di istruzioni, non c'è neanche l'italiano, quindi... Comunque ci spiega praticamente come funziona e ci fa vedere all'interno che cosa c'è, che adesso andremo a vedere in dettaglio. Quindi andiamo ad aprirlo, c'è una sovracoperta, veramente molto molto bello questo cofanetto, molto fine. E ci troviamo davanti una specie di apertura a libro, vedete? Veramente molto elegante. Io lo vado ad aprire e subito davanti agli occhi ci troviamo il macchinario, l'HD Elgato Game Capture, guardatelo, bellissimo, piccolissimo. Vi faccio vedere un po' il confronto, eccolo. Guardatelo. Pazzesco, è veramente pazzesco il salto innovativo che c'è stato. Allora, ci troviamo davanti appunto a questo cofanetto, perché anche questo qui è un cofanetto, con l'entrata. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere per bene. L'HDMI in e l'entrata AV, che sarebbe più o meno il component, quello che va attaccato comunque anche alla PlayStation 3. Con questo macchinario potremmo registrare sia da PlayStation 3 che comunque da console next gen, PS4 nel mio caso. E qua c'è il cavo, l'entrata cavo HDMI out, e qui c'è l'USB che andrà attaccata poi al computer. All'interno del cofanetto, a parte il foglio, troviamo tutti i cavi, tutta la cablatura necessaria, perché qua c'è un cavo USB, quello da attaccare al computer, non so tirarlo fuori perché tanto è inutile. Il cavo component, comunque quello che andrà attaccato alla PlayStation 3, vedete qua i colori. Un altro cavo HDMI, che io ne posseggo già uno perché comunque ce ne vogliono due. E poi questo qui è la prolunga, diciamo, per il cavo component che va attaccato assieme. All'interno non c'è il software Game Capture come per l'HD, per il PVR, praticamente c'era già un CD, noi dovevamo installare il software. All'interno del Gatto Game Capture non c'è e quindi dovremmo comunque installarlo dal sito del Gatto. Quindi signori, finalmente, come vi avevo detto sulla pagina Facebook, ci innoviamo anche noi. Ci rinnoviamo con questo macchinino, arriveranno tanti gameplay, veramente Battlefield, FIFA, tutti i giochi next gen, anche comunque le vecchie serie su PlayStation 3, per cercare comunque di rinnovarci, andare avanti insieme, sempre comunque al passo coi tempi. Io signori spero che questo video vi sia piaciuto, molto semplice, molto tranquillo, come è mio solito, non è vero, perché di solito faccio sempre molto il cazzone. Noi ci vediamo ad un prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.